Signori, voi pensate adesso a un comizio politico, io sono venuto a darvi un saluto, tanto qua sarà molto difficile che cambino le cose. Però prima di parlare un po', e poi verranno i nostri amici della lista, anche i parlamentari a Roma, per dirvi un po' cosa stanno facendo, specialmente sul territorio, che è le cose che vi interessano. Però sta succedendo una cosa vergognosa con le televisioni e l'informazione. Voi direte ce l'ha sempre con l'informazione, ma oggi, senza dire niente a nessuno, il presidente Napolitano ha convocato degli esponenti del PDL, del PD Menoel, dalla Finocchiaro a Schifani e a questa gente, senza convocare uno del Movimento 5 Stelle che rappresenta 9 milioni di persone, li ha invitati quasi di nascosto per cosa fare? Per modificare la legge elettorale, senza dire niente a nessuno. Allora, io ho saputo questa notizia e passeremo dal Porcellum al Napolitanellum. Allora, noi abbiamo già dato con i nostri avvocati, con il nostro studio legale, l'incarico di chiedere l'impeachment del presidente Napolitano, che non può assolutamente passare. Ma è una cosa sconcertante. Hanno fatto la larga intesa in tre di notte con Berlusconi, ve lo ricordate? E adesso modificano. Figurate come modificheranno la legge elettorale. Ve lo dico io come la modificheranno. La modificheranno per non farci andare alle elezioni prossime, europee, perché hanno paura che noi ci piazziamo bene in Europa, e se andiamo a parlare di Europa, allora ci andiamo a parlare con un altro verbo, con altre parole, e ridiscuteremo esattamente la collocazione dell'Italia in Europa. La rimettiamo in discussione su tutti i trattati che hanno firmato quelli scellerati. E allora? E vedrete se non faranno così, vedrete che diranno che per andare alle elezioni bisogna essere un partito con i requisiti di partito, con prendere i soldi, perché il fatto che noi non prendiamo soldi, abbiamo rifiutato 42 milioni di euro, li fa andare in bestia, devono dimostrare che noi rubiamo, che siamo peggio degli altri, perché non accettano persone che possono fare politica per passione e non per i soldi, non ce la fanno nel loro DNA. Allora cosa faranno? Diranno che bisogna essere un partito, che i movimenti non sono accettati, diranno qualche minchiata così, sicuramente, che allora dobbiamo prendere i soldi, dobbiamo cambiare lo statuto, fare le sedi, fare queste cose qui, e noi non siamo in grado di cambiare da movimento a partito, e non è neanche nella nostra natura. Se succede una cosa così, loro si renderanno responsabili di tagliare fuori nel loro giochetto miserabile 9 milioni di italiani, e io sono sicuro che 9 milioni gli italiani si incazzeranno come pochi. Bene, allora io vi dico queste cose, non vorrei neanche né gridare né niente. Arriviamo qua in Trentino, è chiaro che voi qua siete quasi ancora un'oasi, non lo sarete neanche più. C'è questo partito della PAT, si chiama, questa gente che sta lì e fa movimenti, si ricollocano lì, sono sempre gli stessi. Siete dentro questa situazione un po' privilegiata, un po' no, dove i giochi li fai se sei dentro questa PAT, perché se sei fuori non significa assolutamente niente. Gli appalti li danno ai loro amici, spendono 420 milioni per dare gli appalti alle solite aziende, sempre le solite. Allora bisognerebbe cominciare a fare delle altre cose e inserire due o tre cose strepitose. Voi potete essere il faro dell'Italia in questo momento. Noi non vinceremo mai le elezioni, guardate, qui non si vincono. Noi vogliamo mettere tre o quattro individui di questi dentro il Consiglio. Se noi metteremo dentro questa situazione 3, 4, 5 di voi, apriremo e vi faremo vedere nomi, cognomi, i soldi, le cose dove vanno. Perché questi nomi che sentite, il Grillo, c'è anche uno che lo chiamano il Grillo. Come si chiama? Grisenti, il Grillo, no? Lo chiama, Grisenti è uno che è una brava persona, lo chiamano il Grillo, mi girano i coglioni che lo chiamano il Grillo. Perché lui ha ricevuto una condanna per truffa, ma è giusto dargli una seconda possibilità. Un altro che ha fondato un movimento, che non so come si chiami, che mi sembra quello che c'abbia le società in Lussemburgo,
Mosna, ecco quello lì, è di nuovo una brava persona, però ha le società, cioè prende i soldi di finanziamento qua, però le tasse le paga in Lussemburgo. Allora, io vorrei farvi capire una cosa, qui non si tratta di fare una rivoluzione, significa di fare e di inserire in questa meravigliosa, in questo meraviglioso territorio delle cose semplici, come i referendum propositivi senza quorum, perché dire che facciamo un referendum con un quorum di 28.000 firme è prendere per il culo la gente. Allora, c'è... cose molto semplici, poi ve le spiegheranno loro, guardate che noi ve le spiegheranno loro, che avete la vostra TAV, avete la vostra, i soldi spesi in grandi infrastrutture quando poi vi mancano le cose essenziali, e adesso è andata bene sino adesso, cari signori, vi è andata molto bene, io arrivo da tutta Italia, arrivo dalla Sicilia dove c'era il voto di scambio, ve lo ricordate? La mafia dava il voto di scambio. Non c'è più il voto di scambio in Sicilia perché non si scambiano più niente, non c'è lavoro e non ci sono soldi. Quindi anche qua avrete dei problemi quando non ci saranno più i soldi. È inutile che vi inseriscono con i loro discorsi, vieni da noi, lavora con noi e stai nella culla ovattata del PAT. Non esiste più tra un po' questa cosa, non esisterà più. Questo è un mondo che se ne sta andando con una velocità incredibile. E il fatto che si riuniscono adesso, di nascosto, senza dire niente, per cambiare le regole durante il gioco, è vergognoso. Perché tutta questa crisi dipende anche dalla nostra collocazione in Europa. Noi non possiamo pensare di avere 800 miliardi di spesa pubblica dove un euro su 8 servono. Cioè un euro su 8 a pagare gli interessi su un debito che è mostruoso, più di 2.000 miliardi. Non possiamo pagare 100 miliardi all'anno e pensare che la piccola e media impresa riparta, che il lavoro ci sia, che la crescita ci sia con l'IVA o con le tasse, la TARSUL o altre cose che sono prese per il culo. Noi dobbiamo andare là e ridiscutere il nostro debito. Noi dobbiamo ridiscutere il nostro debito là, andare là, guardando negli occhi la Germania. Guardate, perché ci hanno preso per il culo quando siamo entrati nel 99, siamo entrati nell'euro, non ci hanno detto niente, ci siamo trovati ed è stata una violenza incredibile che ci siamo trovati in una situazione senza aver esposto un nostro parere. Ci siamo trovati lì e siamo già andati in decadenza lì. Allora io voglio ridiscutere, uno, il debito. O ci chiamiamo Unione Europea basata sulla solidarietà, allora il debito ce lo frazioniamo tra tutta Europa e facciamo gli Eurobond, non lo so se si chiamano Eurobond, mi sembra di sì, ce lo frazioniamo, o frazioniamo il debito, o frazioniamo l'interesse sul debito. E se non accettano, come hanno detto che non accetteranno mai di dividersi il debito in tutta Europa, il nostro debito, dividerlo fra tutti, non accetteranno mai, allora faremo un referendum vero, un referendum dove tutti gli italiani decideranno se stare in Europa e se stare nell'euro. Lo decideremo noi con un referendum. Ma mi sembra normale. Ecco di cosa hanno paura. Ecco di cosa hanno paura. Dio mio, hanno paura di questo. Questi due finti partiti che sono lì, veramente dei parassiti, di gente che ha rovinato il paese ed è in televisione a dire il tutto è il contrario di tutto. Perché in televisione vanno a dire che sono contro la guerra e contro gli F-35 e poi vanno a votare a favore degli F-35 in Parlamento. Fanno queste cose qui, poi prendono il femminicidio, prendono la legge sul femminicidio, hai capito? Il femminicidio è chiaro che la condividiamo tutti, è chiaro, perché, però dentro ci mettono il finanziamento per la polizia del TAV, mettono dentro la possibilità di non commissariare più le province, dentro il femminicidio. Ci teniamo le province con un emendamento dentro il femminicidio. Ma questo, allora tu non lo voti perché è una stronzata, perché lo devi fare a parte, non dentro il femminicidio. E se tu non voti il femminicidio, ecco che la stampa parte dicendo ecco il Movimento 5 Stelle è a favore della violenza sulle donne. Usano questi schemi come sull'immigrazione. Guardate che sull'immigrazione piangevano i responsabili, si mettevano a piangere sulle bare i responsabili, perché questa cosa dell'immigrazione determina l'identità di questi esseri senza identità, perché non c'è più di identità tra la destra e la sinistra. Sono la stessa cosa, inceneritori, strade, cemento, supermercati, la stessa cosa, destra e sinistra, però sull'immigrazione loro si riappropriano della loro identità, la destra è contro l'immigrazione e la sinistra accogliamoli col cuore aperto. E loro lo fanno per esistere, ma l'immigrazione non va né fatta col cuore, né fatta con la destra, né con la sinistra. L'immigrazione si deve gestire con l'intelligenza, perché cosa significa? Ma cosa significa? Che vai lì a piangere
perché questa gente scappa da un paese, la Libia, che abbiamo contribuito noi a creare una guerra là e a farli scappare. Cosa parli? Dovresti vergognarti di andare lì. Quando parliamo di diritti, quando tu vai a tutelare dei diritti, che sono sacrosanti, per l'amor di Dio, vai a tutelare dei diritti, bisogna che stai attento che quando tuteli la categoria di gente con dei diritti, vuol dire che stai togliendo diritti dalle altre parti, perché il diritto degli immigrati che arrivano da una guerra a essere a asilo politico è giustissimo. Però il diritto di rispettare l'articolo 11 della Costituzione, che noi non vogliamo guerre, l'abbiamo disatteso completamente. L'abbiamo così col Mali, abbiamo aiutato i francesi alla logistica per bombardare il Mali. Il Mali è in crisi, ci sono i campi devastati dalla fame. C'è pieno di gente affamata. E chi l'ha affamato? Vai a parlare, ho visto il Mali com'è. Il Mali del Nord è affamato perché coltivano il cotone, ma il cotone arriva dagli Stati Uniti, sovvenzionato dai finanziamenti statali degli Stati Uniti, e gli arriva in Mali a metà prezzo, distruggendo il commercio loro, che è la loro fonte di vita, il cotone del Mali del Nord. Il Mali del Sud vivono di carne, di bestiame, e il bestiame glielo mandiamo noi, dell'Europa, con le mucche sovvenzionate a metà prezzo, e gli roviniamo il mercato della carne. Poi ci sono i campo profughi, e che cosa facciamo? La RAI manda Albano e i suoi figli a far vedere che noi siamo solidali contro la povertà. Vaffanculo! Io non dovrei parlare. Non dovrei parlare. Cosa stiamo parlando? Stiamo perdendo la democrazia pezzo per pezzo, forse l'abbiamo già persa. Gente che di notte, Schifani, quell'altra, come si chiama? La Finocchiaro, quella che ha fatto lei una legge per toglierci dalle palle. L'ha già depositata, stava per essere discussa, però si sono accorti che era un casino, l'hanno messa da parte, non l'hanno cancellata. È una legge che toglie il diritto ai movimenti di candidarsi alle elezioni. Questi sono i nostri, questi sono quelli che vorrebbero gestire questo paese, che sono gli stessi che l'hanno affossato. Noi non ci ha dato una carica, ci ha dato una carica che fa ridere, la vigilanza RAI, cosa vigili? Il povero Fico, un ragazzo formidabile, educato, gentile, che chiede, perché è presidente della vigilanza, e chiede alla RAI, scusi, sono andato anch'io, pioveva, ci sono andato dentro, la RAI ci appartiene. Bene, la RAI, 13.000 dipendenti, ha un fatturato di 600 milioni con la pubblicità, 1,8 miliardi, 1,9 miliardi col canone, ha 13.000 dipendenti, 1.700 giornalisti, 650 dirigenti, uno ogni 18 impiegati, al dirigente, il dirigente giornalista che prende milioni di euro all'anno. Bene, con tutta questa cosa il 60% del fatturato RAI viene dato fuori, a società fuori. 1 miliardo di euro va a 5 società. Quando noi abbiamo chiesto attraverso Fico, ci dica i nomi di dove va 1 miliardo di euro di soldi pubblici, tutto il consiglio di amministrazione, tutto, da Gherardo Colombo, tutti quelli più seri, che ci sembravano i più seri, hanno detto non si può, non possiamo dirvelo. 1 miliardo di euro a 5 società, ve lo dico io chi sono. Sono Endemol, Berlusconi, perché il nostro amico Fazio fino all'anno scorso lavorava non per la RAI, ma per Endemol di Berlusconi, quindi veniva pagato da Berlusconi. E non me ne frega niente che dai 5, 10, 8 miliardi, quando la tua azienda quest'anno perde 250 milioni e il prossimo anno 450 milioni di euro. E non puoi pagare questa gente che fa delle domande, quei soldi lì, ma i 5 milioni non vanno a Fazio. I 5 milioni vanno a una trasmissione a 2 ore di tempo dove vengono invitati solo ospiti della sinistra, con gente della sinistra, col pubblico della sinistra, con i giornalisti della sinistra. Paghi un partito con 5 milioni e con i soldi pubblici non lo puoi fare. Hai 13.000 dipendenti e il 60% dei ricavi li fai con le società fuori. Figlio di Meli, c'è una società, un altro che gestiva la RAI, perché poi sono gli ex dirigenti RAI che se ne vanno e fanno le società fuori e si fanno dare gli appalti dei lavori dentro. Ma voi non... Ma è così il sistema! Ma da anni è il sistema! Il sistema anche che avete voi, quando c'è un monopolista, vai a vedere i prezzi, la TAV, io arrivo dalla TAV, vi faccio un esempio semplice. Il TAV non si può fare, primo,
La Corte dei Conti francese ha detto non abbiamo i soldi e ne riparleremo. Il governo francese ha detto sarà una priorità nel 2030, quindi non la fanno i francesi. La nostra Corte dei Conti ha detto non abbiamo i soldi, non abbiamo i 22 miliardi, sono già passati della finanziaria 2 miliardi e mezzo, che con 2 miliardi e mezzo mettevamo a posto un sacco di cose, di treni, di strutture normali, di fare viaggiare i treni, perché l'80% dei biglietti in modo decente, moderno. Allora vai a vedere nel piccolo, perché quello devi andare a vedere nel piccolo. Io sono andato 2 volte, c'ho la denuncia, c'ho il processo penale, Io sono entrato, quindi ho rotto un sigillo, quindi sono entrato in un posto dove c'erano dei sigilli governativi, ho fatto un reato penale, quindi rischio una pena detentiva, forse, per aver rotto un sigillo, sulla denuncia c'è, cioè, ha rotto un sigillo, però già portato via dal vento. E allora ho detto, cazzo, prendetevela col vento, che cazzo volete, se non c'è. Siamo in 20 con 20 avvocati, già 3 volte che i nostri avvocati in 20 avvocati vanno a Torino e rimandano. Quanto costerà questa causa all'amministrazione della giustizia italiana, che ha 9 milioni di processi e ci aggiungiamo questi qua? Pensa come sono. Bene, il cantiere non c'è. C'è un buco fatto per vedere una prova di prova per fare poi il buco vero. I 200 dell'esercito italiano non ci sono, costa l'ira di Dio di polizia tenuta lì. Allora, e vai a vedere i lavori. I lavori sono stati dati prima a due imprese, come qua, esattamente come qua. Le due imprese erano di due persone che avevano fallito con l'impresa l'anno prima. Già fallisci, non è che ti do un lavoro così importante se sei già fallito. Però gliel'hanno ridato. Questi due proprietari delle due imprese sono anche un po' amici di 'Ndrangheta piemontese. Non. La terza azienda a cui ho dato l'appalto per i lavori, la terza azienda, invece è un'azienda che è stata fatta un mese prima, ha fatto una società con 10.000 euro di capitale e non ha mai fatto quei lavori lì. Allora vai a vedere cosa costa l'illuminazione del cantiere. No, il cantiere illuminato si chiamano torri di illuminazione. Vai a vedere la fattura, affitto, torri, illuminazione per il cantiere del TAV, 175.000 euro, affitto, comprarli costavano 75.000 euro, 100.000 euro in meno a comprare. Poi vai a vedere, non so, altre cose, un cancello con la ringhiera, sai, i cancelli con la rete di acciaio Inox, che poi non è acciaio Inox, quanto può costare? Vai a vedere di nuovo cifre da 200-300.000 euro, valore 30.000, 20.000. È così, nel piccolo, fino a 4 milioni di euro abbiamo controllato e 3 milioni su 4 milioni e mezzo, 3 milioni erano rubati in base ai costi regionali standard dei certificati. Su 4, pensate, su 22 miliardi. È tutto così. Poi non fanno l'opera, la lasciano lì. La lasciano lì. Allora, la politica, guardate che siamo nel giusto a dire di no. Ci chiamano quelli che diciamo no, ma col no salviamo il nostro territorio e preserviamo col no, se ce la facciamo, il territorio dei nostri figli. Ad Agorà, che è qua, che fanno i filmati finti, chiamano i dissidenti, fanno delle cose, la RAI, vergognose, no? Condotte da gente che sei lì che parlano tra loro, poi sono quei talk show vergognosi che danno poi statistiche e cose. Paglioncelli ha fatto una statistica, allora sì, ma perché la RAI dovrebbe dare i dati veri? Se tu dici che fai una e dai dei risultati su una statistica, su una cosa che hai fatto, devi dire quanta gente ha interpellato. Allora hanno interpellato, Paglioncelli ha interpellato 10.800 persone, ha fatto 10.800 telefonate, va bene? 10.000 l'hanno mandato a fanculo, gli sono rimasti 800. E da 800 lui ha fatto la classifica degli italiani. Ma è così. Bene, ha fatto l'elenco del no. Cosa ci è costato il no? Cioè cosa noi abbiamo fatto costare al paese avendo detto di no alle brutture del mondo, no? Però dice, ecco cosa è costato. Più di 4, no a questo, no a quello, no a quello. Abbiamo tolto lavoro per 400 miliardi. Perché non fanno invece il calcolo dei sì?
Perché non fanno il calcolo dei sì? Li ho fatti io il calcolo dei sì. Gli ospedali costruiti nel deserto, i ponti che non vanno da nessuna parte, le autostrade ferme a metà, tutti i cantieri che non servono un cazzo. Allora quanto sono costati? Più del doppio, del triplo. Avendo detto sì a qualcosa. La politica vera è quella di fermare questa gente che sono criminali. E fermarli. Non ce ne frega nulla. Noi non vogliamo governare il paese, non andiamo al governo. Questo movimento è nato per un'altra cosa. Questo movimento non è nato per sostituirci a un'altra classe politica. Questo movimento è nato per rifare lo Stato che non esiste. Lo Stato fatto da cittadini così, con dei curriculum meravigliosi. Gente che magari non ha fatto politica, magari possono fare qualche sbaglio. Magari li vedi in televisione un po' imbranati. Vorrei vedere uno di voi interrogato da questi infamoni delle televisioni che ti seguono, ti mettono le telecamere su per il culo a vedere cosa potresti dire. Arrivano. Hanno bisogno di un titolo, hanno bisogno di una frase, hanno bisogno di un balbettio. L'immigrazione, sei razzista? Cosa? Ha detto cosa? Hai capito? È questo, ecco perché siamo al 70° posto come libertà di stampa in questo paese. E la responsabilità ce l'ha questa gente qui. Noi abbiamo la pigra, oggi ho parlato con gli imprenditori trentini sono venuti e la domanda è sempre quella, ormai vi state unificando al resto del territorio, l'espressione è così, è guardare in basso, è chiaro che non credono più a nessuno, neanche a me, neanche a voi, nessuno ci crede, hai l'Austria qua, vai lì, ti fanno punti d'oro, in Svizzera, vai lì, ti danno anche la cittadinanza in 24 ore, e allora perché devono farsi prendere per il culo qua? E quando abbiamo non c'è lo Stato, abbiamo Equitalia che ti porta una roba che non riesci a capire, ti sequestrano la casa. Una volta la cassetta delle lettere, beh, era una bella cosa, ti arrivava una cartolina. Dicevo, adesso la guardi con terrore, ma sono cose che ho già detto. Equitalia la vogliamo abolire, vogliamo fare delle manifestazioni, deve ritornare un rapporto sereno col fisco. Io voglio uno Stato che mi punisca quando sbaglio, ma che mi gratifichi, mi faccia sentire bene quando faccio il mio dovere. E non ce l'ho. Se mi salvo la vita, salvo la mia famiglia, perché faccio mezzi scontrini, sono un evasore da mettere in galera. La galera, sempre la galera, parlano della galera, si accorgono adesso che ci sono 25.000 detenuti in più nelle galere. E la riforma carceraria parlano 35 miliardi di euro, capisci che togliere un carcere da un centro città e portarlo fuori, il centro città fa dei bilocali, monolocali, a prezzi incredibili, sono nei centri. Pensano a quello. Quando l'indulto, questo napolitano qua, bisogna che la finisca. Bisogna che la smetta, noi chiediamo l'impeachment, ma sul serio. Noi andremo lì sotto di lui, perché deve smetterla questo 88enne che tiene in scacco tutta l'Italia, di notte, chiama di notte, ma pensa a te, in una democrazia chiama di notte e l'opposizione non la chiama. Non chiama nessuno, non lo dicevano neanche, l'hanno saputo nei corridoi, per caso. No, deve finire questa storia. Noi vogliamo uno Stato fatto da cittadini. La Corte Costituzionale, sono andato a vedere, sono 15, sono nati nel 1930, ma non c'è da ridere. 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento e 5 dalla magistratura, quindi 10 sono politici, sono nomine politiche. Mi sembra normale che ci mettano 6 anni per dire se la legge elettorale è anticostituzionale? 6 anni? E costano 200, 300 mila euro all'anno l'uno. Ma la Corte Costituzionale cosa serve? A spiegarmi la Costituzione. Ma la Costituzione si spiega da sola. La Costituzione è stata scritta in modo che se la leggi con calma la capisci. Non ci vuole il costituzionalista o la Corte Costituzionale. Pensate che la Costituzione è formata da circa 9.400 parole. Divise in 480 paragrafi, nel senso sì, paragrafi, 480 per 9.400 parole, vuol dire una media di 19 parole ogni paragrafo.
Vi rendete conto? Vuol dire che la qualità della lettura in un paragrafo breve è migliore, perché se lo allunghi capisci meno, se lo abbrevi capisci di più, ed è stata fatta apposta per farla capire. 139 articoli, poi ci sono i dispositivi che non conosce nessuno, dove ci sono cose incredibili, che non la conosciamo neanche, che tutti gli italiani devono essere per Costituzione in grado di essere, di avere l'esercito, la forza diciamo di esercito nazionale. Questo non lo sapevo, non sapevo certe cose. E poi, quando viene descritto un crimine, è interessante perché il crimine, cioè il criminale, qui aprono le carceri, indulto. Se andate a vedere nel 2006, quando c'è stato l'indulto di Prodi Mastella, l'indulto, e a marzo, e in contemporanea c'è stata la legge di Giovanardi. Allora, cos'è successo? Se andate a vedere il grafico quel mese lì va giù, perché escono, quindi i detenuti diventano meno. Subito dopo, il mese dopo, va su e non torna più giù. È andato su di colpo. Allora pensate un attimo, pensare di queste cose. Allora la riforma delle carceri si fa strutturale, non ci stanno in 5, in 6 in una cella, si allarga la cella. Da 5 metri la porti a 8 metri, 9 metri, li fai stare meglio. Togli questa cazzo di legge della Giovanardi, perché sono dentro della gente che non dovrebbe essere dentro, perché non prevede la carcerazione, uno che si fa uno spinello o si fa una tirata quando cazzo vuole lui. Allora, che cos'è un reato? Ma che cos'è un crimine? Qual è la concezione di crimine? Perché io qua sono un criminale e in Olanda, in Danimarca, in Svezia no, con lo stesso crimine. Qual è? È la qualità della legge che definisce un crimine. Noi chi dobbiamo vedere? Chi vediamo? Gli Stati Uniti, 2,5 milioni in galera, 2,5 milioni in galera, 5 milioni di persone in attesa di giudizio, arresti domiciliari o su cauzione. Hanno 7 milioni di persone che sono lì in attesa di casini che gli sconvolgeranno la vita. Ci sono 765 detenuti ogni 100.000 abitanti. Ora vi faccio una domanda. Nel vicino Canada passa a 170, da 765 ogni 100.000 abitanti a 160. Come mai c'è questa diversità? Canada e Stati Uniti sono più o meno gli stessi, sono vicini. Come mai gli Stati Uniti carcerano così? Ed è il più grande stato di carcerazione del mondo, gli Stati Uniti. È lì che ci ha attaccato il Canada? No, è uno dei più bassi, quasi a livelli del Nord Europa. Come mai? Datevi una spiegazione. Come mai? Sono gli stessi canadesi, la stessa lingua più o meno. La stessa cosa, perché? Perché in Canada investono sul welfare, sull'educazione, investono sulla cultura, investono su queste cose qui, è l'unica spiegazione. E noi vogliamo fare indulto, mettere fuori l'immigrazione, allora crei le tifoserie sugli immigrati. È questo che mi fa incazzare. Crei che se parli in una maniera che non sei attento diventi razzista. Guardate che qua il rischio che se non ci fossimo noi, meno male che ci siamo noi, che ci siete voi, io vi ringrazierò per tutta la vita. Ma qui il rischio non è la destra o la sinistra, è il rischio, è il fascismo. Il fascismo che è nato in Norvegia, Olanda, Danimarca, il fascismo che c'è in Ungheria, il fascismo che diventa nazismo in Grecia. E se non è nato il fascismo qua ancora, è perché c'è il Movimento 5 Stelle a fare da cuscinetto. Io vorrei non gridare, vorrei essere sereno, vorrei essere tranquillo, ma io ero sereno. Guarda, sai cosa avevo fatto? Mi ero portato lo smoking, mi siete testimoni? Avevo lo smoking, ho detto entro in smoking. E dico, dobbiamo andare oltre, faremo il V-Day a Genova, il terzo V-Day che si chiama Oltre. Io arrivo con una mongolfiera e scendo in smoking e parlo come, non so, che al confronto il Papa è un rivoluzionario. Parlo più piano, poco, gentile, educato.
vuole andare oltre, vuole parlare di progetti, vuole parlarvi di che cosa diventerà la piccola e media impresa con noi, che facciamo il microcredito con gli stipendi dimezzati dei parlamentari, facciamo un microcredito alla piccola e piccolissima impresa. Abbiamo rinunciato a 42 milioni di euro, abbiamo dimostrato che non facciamo politica per i soldi, che lo facciamo per passione, io sono l'esempio. Allora abbiamo detto, ci vogliono delle decisioni drastiche. Non puoi vivere in un paese dove ci sono 100.000 persone che prendono da 5.000 euro a 92.000 euro di pensione al mese e 8 milioni di persone che vivono con 400-500 euro al mese. Bisogna che ci facciamo dei nemici. Dei nemici, mettiamo un limite massimo di pensione a 5.000 lordi e con quei soldi lì portiamo a 1.000 euro il reddito minimo di 8 milioni di pensionati. E ci giocheremo una parte di pensionati, chi se ne frega. Abbiamo bisogno di curare, di dire il Made in Italy, non può essere finto, se sei finto ti faccio il culo così. Non può essere così, non può che siamo il secondo produttore di olio d'oliva del mondo, siamo il primo importatore di olio d'oliva del mondo perché lo tagliamo con l'olio lampante degli spagnoli. Ma è possibile. Abbiamo delle cose straordinarie in questa terra, specialmente nel Trentino, inventore. Ho parlato con la piccola e media impresa, c'era un inventore, è venuto a spiegarmi il progetto, ma si vedeva una persona colta, nonostante non sia laureato alla Bocconi, è una persona colta, bene, parlava bene, ma gli ho detto che aveva un dispositivo per il contenimento frane, che costava poco, che l'ha sperimentato, l'ha fatto a sue spese, funziona, e gli hanno detto di no perché costa poco e perché l'ha fatto un operaio, hai capito? Mentre vai a vedere in Germania, in Germania fanno le borse di studio, fanno le borse civili, borse di studio civili vuol dire che se un operaio, se un pensionato ha delle idee, c'è una commissione che dice quell'idea mi piace, ti finanzio 30.000 euro con una borsa di studio civile. Abbiamo il reddito di cittadinanza che possiamo mettercelo come vogliamo, ha tante sfumature il reddito di cittadinanza. È chiaro che non possiamo darlo a tutto il popolo italiano, sarebbe il mio sogno, dobbiamo cominciare a gradi, lo diamo a chi perde il lavoro, chi non ce la fa, facciamo le tasse integrative passive, la tassa integrativa passiva ti fa sopravvivere le persone, vuol dire che se una commessa lavora a 700 euro ed è sotto il minimo che non paga le tasse, ma non riesce a vivere con 700 euro, lo Stato gli dà la differenza che gli manca ad arrivare al minimo tassabile in modo che lei possa sopravvivere, quando arrivi al minimo paghi le tasse. Abbiamo fatto una cosa meravigliosa, tutte proposte, tutte leggi che ci vengono tassate completamente dalle commissioni, siamo il 25 contro il 75, non ci fanno parlare, facciamo la social housing, voglio che ve lo spieghi, dove sei? David, è lui, lui va a parlare con la piccola e media impresa, lui ha fatto il consigliere a Treviso, lui si è tolto dalla politica e gratuitamente, per passione, va a parlare con la piccola e media impresa, facendo progetti, è andato in Parlamento, abbiamo assunto un progetto che hanno fatto lui insieme ai piccoli imprenditori, che è quello oggi, che si chiama social housing, che è quello di dare un milione di case che sono a marcire in mano alle banche, che le mettono all'asta e non le compra nessuno, e a darle a un milione di famiglie che non ha accesso al credito per comprarsi una casa. Lo Stato fa da garante, vi spiega lui come. Abbiamo circa un milione di case che sono in mano alle banche, che stanno perdendo di valore perché ovviamente il mercato immobiliare è fermo e si sta depauperando, quindi le banche non riescono ad avere della fruibilità di denaro contante perché sono bloccati su queste case che non vengono vendute. Dall'altra parte abbiamo un milione di famiglie che hanno magari lavori precari o hanno lavori che sono a breve termine e per cui non vengono finanziati dalle banche per poter accedere a un mutuo. L'idea è quella che la banca cali un po' il prezzo delle case o che ci rimetta un 20-25%, ma si liberi di questa zavorra che ha, queste case vadano a chi ne ha bisogno, per cui è un milione di famiglie che oggi cerca casa. E ovviamente con lo Stato che fa da garante, ma non che dà soldi, semplicemente fa da garanzia, in maniera tale che se nell'arco dei 20-30 anni che la famiglia ci mette per riscattare l'appartamento e comprarselo, se dovesse perdere il lavoro o avere magari una malattia invalidante per cui per 2-3 anni non può lavorare, lo Stato interviene solo in quei 2-3 anni pagando la rata mensile, allungando però il periodo, per cui se durava 20 anni magari lo allunga a 23 e recupera i soldi che ha
che ha pagato nel pezzetto di tempo che ha dovuto sostituirsi alla famiglia in difficoltà. Questo libererebbe la banca da questa zavorra delle case, darebbe 1 milione di case a chi ne ha bisogno, ma soprattutto la banca avrebbe di nuovo del denaro contante da poter dare, con un vincolo che il Parlamento darebbe alla Banca d'Italia, la disponibilità di questa somma verso le piccole e medie imprese. Per cui con questi soldi che si liberano dalle case vendute si potrebbero finanziare un sacco di piccole e medie imprese. Okay. Noi in Parlamento, i ragazzi, perché io sono un imprenditore per cui do un piccolo supporto, ma i ragazzi stanno facendo delle cose straordinarie per la piccola e media impresa in Parlamento. Abbiamo cercato di non aumentare l'IVA, di non farla aumentare, proponendo con una copertura di bilancio la possibilità di tenerla al 21, l'hanno bocciata. Abbiamo previsto l'abolizione dell'IRAP, abbiamo liberato 4 miliardi di euro con la copertura finanziaria per poter togliere l'IRAP a tutte le microimprese. Sono imprese che hanno sotto i 10 dipendenti, per cui normalmente sono famiglie che hanno un'impresa, cioè il padre con i figli. Possiamo togliergli l'IRAP domani mattina, 4 miliardi sono disponibili, non ce l'hanno nemmeno discussa questa legge qua. Abbiamo chiesto che l'IVA venga pagata quando incassata, per cui anche per le aziende che superano i 2 milioni di euro poter pagare l'IVA soltanto quando la incassano. Anche questa è una legge che non è mai stata discussa, non ce la portano nemmeno nelle commissioni. Abbiamo chiesto per esempio che la pubblica amministrazione paghi i debiti. Siamo riusciti a ottenere che quei 40 miliardi che hanno liberalizzato per poterli dare alle piccole e medie imprese che li avanzano, al posto di andare alle banche come stavano facendo, abbiamo cambiato fortunatamente quella legge e adesso sono andati alla piccola e media impresa. Ma 40 sono solo una parte dei debiti che lo Stato ha, per cui abbiamo chiesto che paghi tutto il debito residuo. Anche questa è una legge che non è mai stata discussa. Abbiamo chiesto per esempio di non tassare le aziende che assumono delle persone o che fanno degli investimenti per esempio strutturali. Abbiamo chiesto che l'IMU non venga pagata per i beni strutturali. Se uno ha un capannone che gli serve per lavorare, non è giusto che ci paghi l'IVA dopo che magari lo ha già comprato e ha pagato un tasso di interesse magari alto, un mutuo. Per cui sono tutte cose di cui abbiamo trovato anche le coperture finanziarie, perché i ragazzi in Parlamento stanno lì fino alle 11, mezzanotte, studiano le leggi, se le guardano, trovano le coperture di bilancio e non vengono nemmeno discusse, e sono gli stessi che poi vanno in televisione a dirvi che faranno, vi promettono, vi dicono che sono solidali con la piccola e media impresa, che faranno delle cose per la piccola e media impresa, 2 giorni dopo vanno in commissione e bocciano. Sono PD e PDL insieme. Grazie. Scusate, quello che diciamo, di togliere l'esempio l'avete alle vostre spalle, no? Stava spiegando un ex dipendente della Martinelli, sono adesso senza lavoro, hanno preso 12 milioni di finanziamento, chissà dove sono andati i finanziamenti, adesso aprono in uno stato straniero e la cosa è questa. Ma questa è la condizione base di tutta l'Italia. Io vedo sempre cartelli così, di gente che fa dei prodotti eccelsi, che deve portare via le balle perché prendono i finanziamenti, scompaiono in rivoli che non riesce a capire e dobbiamo riportare le aziende all'estero con i finanziamenti dati qua, che vanno in mano a chissà chi. Questa è la condizione generale dell'Italia. Generale dell'Italia vuol dire l'Ilva, non ne parlano più, l'Ilva è un bagno di sangue, l'Ilva la dovranno chiudere, non c'è sistema, perde milioni e milioni al giorno, c'è la Cina che fa 600 milioni di tonnellate di acciaio, noi ne facciamo 8, acciaio buono, dovremmo portarla a 6 milioni per fare acciaio in concorrenza, perché acciaio speciale, da 8 a 6 cosa devi fare? Devi mettere in prepensione almeno 10.000 persone, in prepensionamento, i soldi dove sono? I soldi sono stati versati, ci sono i soldi versati da tutto il metallurgico da 20 anni a questa parte, dai sindacati, dagli operai e dalle aziende per 3 miliardi di euro che sono fermi all'Unione Europea. Perché sia i paesi del nord sia la Merkel non vogliono elargire nulla di soldi che non sono i loro, e noi se prendessimo una parte di quei soldi lì risolveremmo un problema gravissimo, perché adesso andranno per la strada migliaia di persone. E lo stesso così Piombino, cosa faranno Piombino? Faranno pensi l'acciaio con i forni elettrici dove? Sarà un bagno di sangue per tutti e non se ne parla più. Depistano su delle cose che sono sì importanti, ma
particolari e depistano su questi fatti importantissimi. La Telecom è stata svenduta in una notte da tre direttori di banche generali. Tre direttori di banche generali, Mediobanca, Unicredit, in una notte, senza dirlo neanche all'amministratore delegato, hanno svenduto, non hanno neanche svenduto, perché non potevano neanche svendere la Telecom col 22%. L'hanno buttata, l'hanno regalata, si sono messi d'accordo con gli spagnoli, col 22% di proprietà, perché è un cadavere, e l'hanno venduta a un euro. Quando l'hanno venduta a un euro, quando il titolo era quotato 0,50 e adesso andava a 0,30, vuol dire che sapevano già come andava il titolo. Si chiama aggiotaggio questo, è proibito. E dov'è la Consob? Dov'è la Banca d'Italia a controllare queste cose qua? E che cosa succede? Voglio solo dirvi che nelle prime 12 società del mondo, una volta c'era General Motors, una volta c'era società di petrolio automobilistiche, non ce n'è più una. Nelle prime 12 società del mondo sono tutte di telecomunicazioni o di software. Non ce n'è una europea. E noi, col mondo che va verso una realtà aumentata, che va verso il teletrasporto degli oggetti, che va verso una realtà incredibile con i motori di ricerca, noi un bene prezioso come la Telecom l'abbiamo svenduta e l'hanno presa. Sai perché l'hanno presa? Che non c'è più niente e metteranno per la strada 12.000 persone solo a Roma adesso. Sai perché l'hanno presa gli spagnoli? E c'è il trucco, non è che comprano un cadavere, comprano la Telecom perché esiste Telecom Brasile, che è l'unica che fa gli utili in Brasile. E non c'è rimasto nulla, c'è rimasto 35 miliardi di debito perché è stata venduta da D'Alema qualche anno fa, prendendo i soldi a debito. Non si può comprare società a debito e non si può svendere una società che è la più importante che abbiamo, quella delle telecomunicazioni. Quindi la nostra lotta è di riprenderci la spina, la banda, la spina, la dorsale della Telecom deve rimanere in mano pubblica. Pubblica, quindi ecco lo Stato dove deve intervenire. Le banche che non possono fallire, il Monte dei Paschi quell'anno ha distorto 21 miliardi di euro e ci sono tutti dentro del PD dal 95 a oggi. Bene, il Monte dei Paschi va nazionalizzata, si deve aprire una commissione, un processo e mettere sotto processo tutti quelli del PD dal 95 a oggi, che l'hanno disintegrato. Scusate, io sono sempre le stesse cose che dico, ma io sono, oggi sono impazzito. Martinelli, vieni, vuoi dire qualcosa? Certo, ti meriti tutte le cose, però... Grazie. Buonasera a tutti quanti, grazie che siete arrivati. Sono autista di Martinelli, signori, famiglia Martinelli di Marani di Ala. Siamo 70 autisti fuori lavoro, già 5 mesi sono in cassa integrazione senza una riga, in che grado sono? Sono in casa, sono in ferie o in cosa sono? Mi stanno dicendo, me e tutti i miei colleghi e altri operai, che siamo proprio buttati fuori da lavoro, senza busta paghe, senza alcun pagamento. Siamo andati le porte qua in città, responsabili di nostro questo problema che mi sta succedendo. Tutti li portano in giro come siamo bestie. Abbiamo anche noi autisti di Martinelli diritti di vita, di far una vita giusta come tutti quanti, come potenti. E devi guardare quel potente, devi dargli la mano anche noi da vivere. Io ce l'ho bambino, anche altri autisti hanno la sua famiglia con bambini, con anziani, che devi di quella busta paga farli vivere. Martinelli ha spostato la ditta, famiglia Martinelli, a Romania, a confine di Serbia. Si chiama la Danubia dove è centrale. Da Romania portano da un'agenzia autisti con il pullman, portano a Marani di Ala con 40 euro quegli autisti, con l'assicurazione come turisti. Non hanno sociale, non hanno pensione, non hanno niente. Li trattano come bestie, famiglia Martinelli di Marani di Ala.
chiedo aiuto di qua, che c'è qualcun potente che è sveglio di poter aiutarmi noi operai di famiglia Martinelli, di Marani, di Ala, che più potenti qua portano di naso come siamo bestie qua in questa città. Grazie a tutti. Allora, no, come si possono aiutare? Vedi come si può aiutare? Bisogna togliere i finanziamenti, con quei soldi lì, con quei soldi, si fa un reddito di cittadinanza. Allora la gente magari perde il lavoro, ma non perde la dignità, può stare a casa e poi ritrovarsi piano piano un altro tipo di lavoro. Perché quel lavoro lì non torna più. Mi dispiace Martinelli, ma se siete lì a pensare che vi ritorni il lavoro, non c'è più. Allora noi proponiamo questo, di dire se il lavoro se ne va il lavoro, non la vostra vita. Allora con un reddito bello, tranquillo, per 3 anni, che tu puoi dare un altro tipo di lavoro, se non accetti nessun lavoro perdi questo reddito. Può essere, ce l'ha in tutta Europa il reddito di cittadinanza. E noi continuiamo con i finanziamenti hanno portato a questo. Hanno portato a questo i finanziamenti. Ora voglio che lui concluda la serata. Sono magnifici ragazzi, dovrebbero parlare tutti. Perché sono triestini, cioè scusate, sono trentini, mi sbaglio sempre. L'ho detto anche oggi. I 33, quindi sono di qua, conoscono i problemi e vogliono andare a provare perlomeno a risolverli. Potete non andare a votare, potete fregarvi, lasciare le cose così come stanno. Ma se non vi occupate di politica direttamente, poi la politica viene a casa vostra, bussa, senza dire niente. Ecco perché sono esaltato io stasera, perché non mi capacito che un Presidente della Repubblica insieme a tre ombre, a tre fantasmi, si mettono lì, uno di 80 anni, l'altro di 70, quell'altra gallinaccia, come si chiama, e si mettono lì a dire e a congiurare. Congiurano, non fanno democrazia, congiurano contro milioni di persone. Grazie. 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 Io sono Filippo De Gasperi e sono candidato presidente per le prossime elezioni provinciali del 27 ottobre. E come prima cosa volevo ringraziare il nostro gruppo. Sono 2 anni che ci siamo messi a lavorare in silenzio, senza polemiche, senza populismi, senza statalismi. Ci siamo messi a studiare e ogni giorno che passava trovavamo nuove porcherie, nuove ruberie, scoprivamo nuovi privilegi dall'esterno, perché ovviamente tutti noi abbiamo potuto solamente studiare e verificare quello che succede in provincia di Trento rimanendo all'esterno. Immaginiamoci cosa potrebbe succedere se qualcuno di noi riuscisse a entrare non nella stanza dei bottoni, perché quello non ce lo permetteranno mai, ma almeno nell'anticamera della stanza dei bottoni. Se riuscissimo ad avere la possibilità di vedere documenti che ancora oggi rimangono chiusi per volere degli assessori nei cassetti degli uffici della provincia. Allora, lo ripeto perché abbiamo lavorato insieme 2 anni, è un gruppo eccezionale, è un gruppo che ha delle competenze inattese. Diciamo che tutte le volte che ci presentiamo ai giornalisti, ma anche nei confronti con gli altri candidati, rimangono tutti sorpresi. Pensano sempre di trovarsi davanti dei comici e invece si trovano davanti delle persone competenti che riescono a rispondere, che riescono a ribadire e a ribattere colpo su colpo, che riescono a dimostrare quello che non va nella nostra provincia con i dati, con i numeri. E quello che succede è che questo gruppo fa paura. Lo vediamo da come veniamo trattati dalla stampa. Noi abbiamo fatto proposte diverse da quelle che avete sentito probabilmente da tutti gli altri candidati, da tutte le altre coalizioni. Abbiamo fatto proposte nuove, perché quello che pensiamo noi è che in Trentino si debba cambiare completamente il sistema. Dopo
tutto quello che abbiamo sentito relativamente ai contributi, agli incentivi che sono stati dati alle industrie, che sono stati sperperati con le industrie in Trentino, ancora troviamo candidati dei partiti di maggioranza che si presentano ai confronti, ai comizi, portando come proposta per il prossimo quinquennio ancora i contributi alle imprese, ancora i contributi agli amici, che poi puntualmente si sa come finiscono, perché qua sono spariti 12 milioni di euro, alla Marsili sono spariti 3 milioni di euro, alla Whirlpool sono spariti 45 milioni, in Bondone, qui si parla del Bondone, in Bondone chissà quanti ne sono spariti, 130 milioni. Questi sono soldi dei trentini, sono soldi che i politici hanno preso dalle tasche dei trentini e li hanno trasferiti nelle tasche di qualche imprenditore loro amico che a sua volta li ha fatti sparire. E questo meccanismo, che è quello che praticamente ha fatto sì che il governo della nostra provincia sia rimasto negli ultimi anni e probabilmente rimarrà anche per i prossimi nelle mani delle solite persone, deve finire. Se andranno a casa, chiaramente lo deciderete voi, noi festeggeremo, ma sarete voi elettori a deciderlo. Noi, diciamo, abbiamo lavorato, ci abbiamo messo l'anima, abbiamo predisposto un programma che da tutti gli analisti, diciamo così, è stato definito corposo. Vi invito ad andare a leggerlo sul nostro sito Trentino 5 Stelle per prenderne coscienza, trentino5stelle.it. È un programma che fa paura perché cerca di cambiare l'approccio dei cittadini trentini nei confronti della politica. Ovviamente parlavo prima di come veniamo trattati dalla stampa. È praticamente impossibile per le nostre proposte arrivare all'attenzione di chi legge i quotidiani. Noi di solito veniamo ricordati solamente per qualche errore che ovviamente per persone comunque nuove al contesto politico ci può stare. Veniamo ricordati per quello che succede a Roma, veniamo ricordati per quello che dice Beppe Grillo, anzi prima parlava di avvocati Beppe Grillo, qua ce n'è un altro di avvocato, perché io da 2 mesi praticamente quando vengo intervistato dai giornali nessuno mi chiede niente del nostro programma per il governo del Trentino, per migliorare la situazione in Trentino. Tutti mi chiedono cosa faremo quando Beppe Grillo ci darà degli ordini. E io gli ho detto, ho risposto 2 giorni fa che io ordini non ne prendo da nessuno. Subito smentito. Domani la prima pagina è pronta. Certe decisioni che possono cambiare la struttura di una regione o di una nazione o dell'Europa vanno prese attraverso una votazione referendaria. Non c'è altro sistema, nessun partito può abrogarsi il diritto sull'immigrazione, sull'euro, sull'Europa, vanno decise da noi con dei referendum. Qui, allora, io chiudo e poi passo magari a chi vuol parlare. Voi avete una occasione domenica di mettere una X sul simbolo del Movimento 5 Stelle, non mettete preferenze, no, cosa servono le preferenze? Tanto tu non ti votano, se lo sai, no, scherzo, per non confondere, perché se mettiamo le preferenze, è già successo, se uno mette un nome, un altro nome, sbagliano, allora il Movimento 5 Stelle è inconfondibile, è sulla scheda in alto a sinistra, in alto a destra c'è il gabinetto, giusto? È la prima. Il simbolo lo vedete. Eccolo qua, il simbolo è questo qua, le 5 stelle straordinarie. Questo non è più neanche un movimento politico. È veramente, è nato il 4 di ottobre, il giorno di San Francesco. Quindi il Papa ha copiato il movimento. Il Papa Grillino, non noi francescani. Allora, io direi di mettere una croce sul movimento. Poi se vi ricordate il nome, il cognome, lui è il capolista, poi ci sono gli altri. Sbaglio, ci rimani male. Candidato presidente, quindi è già scritto il mio nome. Ah, è già scritto, perfetto. Se è già scritto è lui, si chiama De Gasperi, un nome, insomma, che insomma, non ve lo potete dimenticare. Insomma.
cazzo. Andreotti ve lo potete dimenticare, ma De Gasperi no. Quindi io vi do un abbraccio, speriamo di domenica avere una grande soddisfazione in questo paese. Grazie a tutti, grazie. Andate, andate, andate adesso, senza dire niente. Andate e cospirate. Allora, facciamo anche noi come fanno loro. Non ditelo al Movimento 5 Stelle, non ditelo a nessuno. Perché oggi, se voi dite io mi ha convinto, voterò al Movimento 5 Stelle, ti fanno casino sul lavoro. Ti fanno casino, te lo dico io. Rischi magari il licenziamento o qualche cazzata, te la fanno. Non dire, anzi, devi dire, non mi ha convinto, sono dei cialtroni, forse sono peggio degli altri. Ma quando sei lì, che non ti vede nessuno... Da! Oltre! Siamo oltre! Grazie! Grillo! 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 Volevo dirti una cosa. Qua c'è l'autonomia. Allora, io sono Diego Tomasi. Qua c'è l'autonomia. C'è una campagna elettorale dove gli assessori che viaggiano lungo i cornicioni per 5 anni te li trovi adesso dappertutto, nei centri commerciali, nel giro al SAS, dappertutto, e ti danno il bigliettino e con il detto cerca di darmi una mam, no? E quegli altri che avrebbero la fiola da sistemare, la casa da alzare, come si chiama, il terreno da urbanizzare. Allora ti dici, passa lì, difatti anche Dante l'ha imparata perché indica la provincia, a dopo le elezioni. E qua non cambierà mai, perché qua ci sono il 36% di trentini di dipendenti pubblici, il 10% della popolazione sono la mangiatoia, capito? Perciò ci sono 400.000 persone. E perciò, tanto per dirti, Mario Malossini, beccato 2 volte con le mani nella marmellata, l'ha messo presidente dei 12. Ma non ci fa più effetto. Ecco, questo qua... Non ci fa più effetto nulla questo paese qua. Non ci fa più effetto. Nulla, non ci fa più effetto nulla. È così, questa è la media delle cose. Perché ci scandalizziamo di Berlusconi? Ci sono 8 milioni che l'hanno votato. Non saranno mica tutti criminali, no? Sono persone, sai cosa c'è? Noi abbiamo quasi 20 milioni di pensionati. 8 di questi votano Berlusconi. Perché? Perché magari hanno la seconda casa. Perché magari la spesa costa meno con la crisi. Perché magari lui gli dice che gli dà l'IMU, gli dà un piatto di pentole, gli promette delle cose. Perché prende informazioni dalla televisione. E allora perché rischiare di cambiare lo status quo? Io in fondo sopravvivo con la crisi, con la mia pensioncina e con la seconda casa, sopravvivo. Perché dare retta a gente che grida, gente che sbraita? Perché sto così e io lo capisco. E gli altri, il PD, chi li vota? I dipendenti pubblici, c'ho il lavoro, c'ho la mia, mi dai le cose, la banca mi dà le sovvenzioni, io vado avanti, mi dai gli appalti, nel subappalto, vado avanti, io sopravvivo. Perché devo cambiare lo status quo? Ma 20 milioni di italiani, l'altra metà è sott'acqua. E allora tu stai sul tuo status quo finché ti arriva la pensione e finché ti arriva lo stipendio pubblico. Ma adesso siamo al dunque, cari signori, al dunque, che arriverà più pensione a meno persone e arriveranno stipendi pubblici col contagocce. Io ve lo dico, si rifiutano di parlare del fiscal compact. Che hanno firmato, questi cialtroni, hanno firmato una condanna a morte di questo paese per 20 anni. Il fiscal compact, voi pensate che le manovrine che stanno facendo adesso per distrarre questi cialtroni, parlano di 4 miliardi l'IMU, parlano di 1,5 miliardi l'IVA, cazzate, sono cazzate, perché hanno firmato che dal 2015 noi dobbiamo arrivare al 60% rapporto PIL e debito pubblico, vuol dire tagliare di 50 miliardi di euro all'anno per 20 anni. Allora quale elezione fai? Chiunque va su ha questo cordone alla gola e non ne può uscire. Dobbiamo andare in Europa e ficcargli nel culo questo trattato qua. Va bene? Dite in parole povere. Grazie a tutti. Ci vediamo domenica. Lunedì vedremo cosa è successo, se no vi vengo a cercare a casa. Ciao a tutti. L'ultima cosa volevo dire...
che saranno 20 anni che dichiaro il fallimento del Bondone, mai di queste TV mi ha mai dedicato spazio. Sono dovuti arrivare due onorevoli da Catanzaro che con la Kodak hanno fatto quel filmato degli scandali del Bondone. Queste TV non l'hanno mai riprese. Sappiate che qui tutti mettono sotto il tappeto la polvere, però qua alla Portella ci sono persone da un mese che dimostrano perché qui c'è una serie di malevite qua e di disagio sociale. Ricordiamoci che uno dei primi posti per disagio sociale è Trento, il secondo per suicidi, il terzo per disagio e per droga nei giovani, per alcolismo nei giovani, e poi dicono che qua si sta bene, basta avere gli sportelli maggiori per ogni abitante. Qua non è che tutto vada bene. Ciao a tutti, buonasera, sono Cristiano Zanella e sono stato il vostro candidato al Senato per il Collegio di Trento. Quello che vi chiediamo oggi è di ridarci la vostra fiducia. Entrerete così con noi nel Consiglio, vi faremo vedere tutto quello che fanno, dove vengono spesi i nostri soldi. Non esiste che ci taglino l'istruzione, che ci taglino di 100 milioni la sanità dagli anni prossimi. E dobbiamo veramente entrare, avere il vostro supporto, entrare nelle istituzioni e portarvi all'esterno tutte le cose che non vanno e che vediamo. Ciao a tutti, sono Bottamedi Manuela e niente, il 27 per il Trentino sarà una giornata memorabile, credo, perché finalmente per la prima volta avremo un gruppo che vuole cambiare, voltare pagina e dare un volto nuovo alla nostra provincia. Questo dipende solo da voi, chiaramente. Noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso la dovete fare voi. Non fatevi comprare da cene, pranzi, da migliaia e migliaia di euro spesi dagli altri partiti. Noi abbiamo speso 5.000 euro in tutto, gli altri partiti hanno fatto fidi alla cassa rurale di 120-150.000 euro a partito per fare pranzi, cene, per comprare spazi sui giornali, per comprarvi i pacchi di pasta, per andare per le case a farvi dei regali. Ma noi trentini siamo più intelligenti di loro e sapremo scegliere nel modo migliore. Non vogliamo più il sistema clientelare, parassitario che ci ha governato in questi ultimi 20-30 anni. Noi vogliamo andare oltre, come diceva Beppe, e siamo pronti a farlo, sia al governo sia all'opposizione. Scoperchiamo il pentolone, rovesciamolo e cominciamo a dare qualcosa di diverso al Trentino. Grazie. Buonasera, sono Samuele Daves, mi occupo di marketing e comunicazione. Credo fortemente che siamo all'alba di un nuovo Trentino. È possibile distruggere le vecchie lobby consociative, i vecchi privilegi, solo votando Movimento 5 Stelle. Credo al principio di democrazia diretta, che implica necessariamente il rispetto di ogni identità e di ogni specificità. E in Trentino e in Italia significa allinearsi alle legislazioni europee più avanguardistiche in materia di diritti civili. Credo all'abbattimento dei costi della politica, il che implica criteri di economicità e di efficienza nell'utilizzo della spesa pubblica. Come docente mi auspico che in Trentino si investa per la formazione professionale, per avere un sistema pedagogico d'eccellenza che ci allinei ai migliori stati europei e garantisca il lavoro ai giovani. Votateci, votate Movimento 5 Stelle. Grazie Samuele Daves, grazie, votateci. Mi chiamo Andrea Fogato, sono un insegnante. Questa è la bandiera No TAV, perché dovete sapere che in Trentino Alto Adige è in questo momento in fase di realizzazione la più importante opera infrastrutturale in Italia. Si chiama TAV Brennero Verona. 218 km di nuova ferrovia dal Brennero fino a Verona, 191 km di nuove gallerie. Le nuove gallerie passeranno attraverso le valli dell'Isarco e dell'Adige.
In Trentino Alto Adige si cerca di non parlare di questa questione che ci costerà 60 miliardi di euro e sarà realizzata forse nel 2050. In un momento di crisi economica come questa, noi pensiamo invece che sia importante opporci a opere di questo tipo e invece utilizzare al meglio possibile la ferrovia che già abbiamo, che oggi è utilizzata solo al 30%. Tutti gli altri partiti queste cose non le dicono e pretendono invece che ci facciamo mandare giù un'opera così devastante per il nostro ambiente, perché ricordiamoci che delle gallerie scavate sotto le montagne possono veramente danneggiare in modo irreversibile le nostre risorse idriche e un territorio così fragile come il Trentino ha bisogno invece di essere tutelato. Ciao a tutti. Inoltre, oltre alla TAV, stanno continuando a costruire strade. Le strade portano solo altro traffico. Noi siamo per una concezione completamente diversa del Trentino. Dobbiamo trasformarlo in una provincia green, in una provincia verde, in cui abbattiamo il traffico. Non possiamo continuare a vivere in automobile. L'abbiamo sentito dappertutto. Viviamo in un posto più inquinato del centro di Milano. Facciamocelo dire. Nessuno ce lo dice. Più inquinato del centro di Milano. L'unica maniera è trasportare le merci sulla ferrovia e diminuire il traffico. Investiamo nel trasporto pubblico. Hanno appena firmato 250 milioni per una strada. Con 40 rifacciamo il trasporto pubblico per tutto il Trentino, non per una valle. Paolo Vergnano, ciao, grazie. Votate il Movimento 5 Stelle che risolveremo molti problemi. Perché noi siamo i rappresentanti di questo territorio. Grazie.